Mientras che se no viene troppo lungo, dopo mentre guardo l'ora, lo so che lo sopportate, ma se uno vede una cosa di un'ora, a meno che non sia qualcosa di eccezionale, non si fa. Allora, per esempio, quello che succede qui, molto banalmente, abbiamo applicato i tre metodi. Questo è l'outcome di un certo programma che si chiama di un certo programma, non solo programma, ma anche linguaggio che si chiama R. Noi usiamo Python, otteniamo esattamente gli stessi risultati. Cosa vedete? Questo è il valore A e questo è il valore B di B. Questo ottenuto con il metodo dei momenti, questo con il metodo della massima verosimiglianza e questo con il metodo dei minimi quadrati. Sono valori diversi, era quello che volevo fare. Non sono enormemente diversi tra di loro, ma sono sicuramente diversi. È logico che non debbano essere molto diversi tra di loro. Un brutto ragazzo è un brutto ragazzo, un bel ragazzo, dopo con variazioni, un bel ragazzo, e qua c'è una convergenza di consenso su questo. Potevo dire ragazza, non potrebbe essere sembrato. Allora, introduciamo un test di Pearson, quello che si chiama test di Pearson. Questi sono i miei dati e questa è la curva dell'Empirical Cumulative Distribution Function che noi abbiamo imparato o impareremo a disegnare, e questa è una delle curve interpolanti. Cosa devo fare? La devo disegnare, perché se non la disegno non mi rendo ben conto che la curva interpoli i dati. Devo avere anche un riscontro in qualche modo visuale, per esempio mi sarebbe tutto la curva veniva qua. In genere ho sbagliato a disegnare la curva in quel caso, perché la procedura poi in numerica è così semplice da applicare che difficilmente si sbaglia. Però potrei anche aver sbagliato il metodo. Se fossi stato nelle condizioni di dovermi implementare il metodo da me, allora il caso sarebbe stato che ho sbagliato il metodo di interpolazione e quindi devo rappresentare i dati per vedere. Questa va abbastanza bene. Cosa succede? Una volta che non provo, sui dati qui posso avere dei problemi, perché sui dati, vedete, i dati sono definiti su intervalli, quindi per tutto questo intervallo non ho veramente una corrispondenza più univoca tra queste ordinate, però una volta che ho interpolato la curva posso stabilire una corrispondenza più univoca tra ordinate ed ascisse, e in particolare io qui suddivido l'intervallo delle probabilità in 5 intervalli equiprobabili. Il numero 5 è arbitrario, il fatto che siano equiprobabili pure è arbitrario, perché potrei fare degli intervalli anche differenziati in base a che cosa? In base a consolidate ragioni, diciamoci, perché ci ho pensato e deve essere fatto così, lo devo giustificare. Quindi prendo tutti uguali. A questo punto, utilizzando la curva interpolata di cui io ho i parametri che quindi so disegnare, mi trovo i valori corrispondenti dell'ordinata, cioè i valori corrispondenti dei quantili in pratica. Questo mi comporta la suddivisione dell'asse delle ascisse in quante? In 5 parti che non sono più equistanziate, ma sono 5 intervalli che spaziano su tutto il dominio della curva e che sono regolati da come è fatta la curva. A quel punto conto all'interno di ogni intervallo quanti punti ci sono. Nel primo intervallo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anche qua. Qui evidentemente ce ne saranno di più. Quindi conto quanti punti stanno in ogni intervallo e poi mi faccio la seguente domanda: quanti punti mi aspetterei di avere in ciascun intervallo? Questi punti sono 50 punti, l'ho diviso in 5 intervalli sulla probabilità uguale. Quanti punti mi aspetto di avere sulla... buttate la risposta più logica, 50.
50 punti, quanti mi aspetto di avere 10 punti in ogni intervallo. Perché se ho diviso la probabilità per il numero di elementi, 50, l'ho divisa per 5, mi aspetto di avere 10 elementi per su ciascun intervallo. Quindi vado a fare la differenza tra il numero di elementi che io ho in quell'intervallo, perché li ho misurati, e il numero di elementi che, secondo la curva che io interpolante, ci dovrebbero essere. Ecco qui che li avevo anche ben misurati. E vado a costruire una cosa che chiamo x quadro, in cui questa non è altro che l'espressione della differenza che vi abbiamo, 10 meno il numero di elementi, questo è il numero di elementi in ogni intervallo, 1k su k intervalli. Questa è la probabilità di avere relativa a quell'intervallo che ho scelto io, è 0,2, questa differenza qua, perché ho preso il limite superiore meno il limite inferiore, 0,2. La scrittura è un po' complicata dal punto di vista analitico, ma è semplice dal punto di vista del concetto, no? Questo è questa differenza all'interno della parentesi tonda, è 0,2 nel nostro caso. Poi va moltiplicato per il numero n di dati per capire qual è il numero di dati che io mi aspetto in quell'intervallo, 0,2 per 50, 10, e la divido per il numero di elementi che mi aspetto su ciascun intervallo e sommo su tutti gli intervalli. E qui per poter scrivere formalmente la mia equazione devo fare alcune definizioni, devo definire una h di 0, che è la probabilità di h che sia h minore di 0, e che la probabilità che h sia minore di n più 1, quello dell'ultimo intervallo, insomma l'estremo superiore, sia infinito. Come avevamo già dedotto nel caso precedente, questa espressione corrisponde a 0,2 e quindi la nostra calcolo dell'x quadro in particolare corrisponde alle somme che da 1 a k, a cui le k ha valore assegnato 5, di questa espressione qua. Ripeto l'operazione per tutte le tre le curve che io ho ottenuto, perché quella lì era una curva, ma dopo io ho altre. Siccome le curve sono leggermente differenti, è possibile che la partizione dell'intervallo mi dia un numero di punti diversi da quell'intervallo, dove ne avevo ottenuto prima 7, adesso ne ottengo 8 e così via. Mi vado a calcolare questo x quadro, la coppia che tengo è quella che mi dà l'x quadro più piccolo. Quindi tengo i valori, i parametri che mi danno questo valore di x quadro più piccolo. Ripeto l'operazione per tutte le durate, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. Cioè, interpolo le tre curve di Gumbel su ciascuna durata. Per ciascuna durata faccio l'applicazione del metodo di Pearson, calcolo l'x quadro, per ciascuna dei valori dei parametri delle tre curve tengo solo quelli che mi danno l'x quadro. E quindi scelgo la più bella fra Elena, Venere e Atene, che sono i parametri che voi vedete disegnati nelle singole curve che io vi avevo mostrato all'inizio della lezione, e che sono poi queste sono una selezione, magari questa è ottenuta con i minimi quadrati, questo con la massima verosimiglianza. Cioè, non è detto, il metodo a questo punto non conta più, sono i parametri che io ho giudicato e ho scelto migliore.
lei quando vede lo vino, stoppi. Naturalmente adesso per